Pizza fatta in casa a lunga lievitazione con poco lievito, semplicissima. Vi dirò tutti i miei trucchetti per una pizza buonissima fatta in casa che davvero vi darà tanta soddisfazione. Benvenuti nel canale di Tavola Serena, oggi vediamo insieme come preparare questa goduria. Iniziamo sciogliendo il lievito di birra fresco all'interno dell'acqua a temperatura ambiente. Tutte le dosi le trovate ricapitolate sia durante il video sia sotto all'interno del box informazioni. Aggiungo anche mezzo cucchiaio di miele e dopodiché mescolo per bene affinché sia il miele che il lievito si sciolgano. Preparo poi le farine. Io utilizzo farina tipo 1 e una piccola percentuale di farina integrale. Questa è una scelta personale, potete anche usare solo farina tipo 1, che io vi consiglio perché è buonissima per la pizza. La mia farina ha 12,7 proteine. Vi consiglio di stare su questa quantità di proteine perché la farina sia adatta a una lunga lievitazione. Sotto nel box informazioni vi metto anche la marca della farina che utilizzo io, che è semplicemente una marca con cui mi trovo bene. Mescolo le farine e poi aggiungo l'acqua e il lievito. Queste sono le dosi per 3 teglie di pizza. Vi lascio indicate sotto nel box informazioni le dosi per una teglia sola. Quando l'impasto diventa più corposo, lo lavoro con le mani. Ovviamente potete anche utilizzare una planetaria, va benissimo. Mi sposto sul piano da lavoro per lavorare meglio l'impasto. Sarà leggermente appiccicoso. Per me non è un problema lavorarlo anche leggermente appiccicoso. Più lo lavorate e più si asciugherà e sarà più facile continuare nella lavorazione. Se volete però potete aggiungere poca farina. Lavoro fino a ottenere un panetto, quindi avrò impastato per circa un paio di minuti. Aggiungo il sale. Dopodiché continuo a impastare per farlo assorbire. Vi lascio i passaggi dell'impasto a mano che faccio perché è facilissimo, sembra di impiegarci moltissimo, ma in realtà recuperiamo tempo perché non è un impasto liquido che dobbiamo piegare ogni quarto d'ora per 2 ore, ma assolutamente no, dobbiamo creare un bel panetto, impastarlo per bene e dimenticare di averlo fino al giorno dopo, quindi seguitemi in tutti i passaggi. Aggiungo anche olio extravergine d'oliva quando non sento più quei grumulini di sale, lo impasto finché l'impasto torna a essere un po' appiccicoso una volta che ha assorbito tutto l'olio. Ora non aggiungo farina, ma lo metto in una ciotola pulita, lo copro e lo lascio in frigorifero per circa 30 minuti o un'ora. Io impasto la pizza il venerdì dopo pranzo e la lascio riposare in frigorifero mentre lavo i piatti. Ora prendiamo un altro contenitore pulito con coperchio possibilmente, lo copriamo di olio extravergine d'oliva sul fondo, riprendiamo l'impasto che nel frattempo ha riposato e ora il nostro scopo è quello di ottenere un panetto. Quindi facciamo delle pieghe centrali, non c'è una regola precisa per queste pieghe, dobbiamo semplicemente ottenere un panetto. Quindi ripieghiamo verso l'interno tutto l'impasto, ci aiutiamo con una spatolina per ottenere un panetto bello tondo e bello chiuso. Non deve avere giunzioni, questo faciliterà tantissimo la lievitazione. Come vedete il panetto ha un aspetto completamente diverso da quando l'ho messo in frigorifero la prima volta, è molto più liscio. Riponiamo all'interno del contenitore, aggiungiamo olio anche sulla superficie, lo massaggiamo bene, copriamo con il coperchio e lasciamo in frigorifero per 24 ore. La pizza appunto la impasto il venerdì dopo pranzo ed è pronta per il sabato sera. Il giorno dopo prendo dei contenitori, nel mio caso sono contenitori del gelato che riutilizzo, sono un contenitore per ogni teglia che andrò a fare di pizza. Cospargo sul fondo la semola rimacinata di grano duro. Riprendo il mio impasto che guardate quante bolle ha fatto nel frattempo. Sembra quegli impasti mille bolle che vi spacciano per facilissimi e in realtà dovete fare pieghe per 3 ore. In questo caso no, semplicemente ci siamo dimenticati la pizza in frigorifero per un giorno. Abbiamo lavorato per bene all'inizio e questo è il risultato. Trasferiamo sul piano da lavoro senza farina, senza niente, semplicemente piano da lavoro pulito. E con una spatolina dividiamo l'impasto nelle teglie che vogliamo utilizzare. Se avete fatto l'impasto per una teglia sola, nessun problema, semplicemente fermate un nuovo panetto e lo mettete a lievitare a temperatura ambiente. Nel mio caso invece ho suddiviso in base al numero di teglie che voglio fare. Saranno 2 teglie piccoline e 2 teglie rettangolari. Chiudiamo l'impasto su se stesso. Come abbiamo fatto in precedenza, dobbiamo ottenere un impasto tondo ben chiuso, quindi facciamo delle pieghe che hanno come scopo quello di ottenere un bel panetto chiuso. Ci aiutiamo sempre con la spatolina e mettiamo ogni pallina dentro il proprio contenitore. Dovranno restare a temperatura ambiente per circa un paio d'ore.
ora che non fa troppo caldo. Quando siamo in estate anche meno. Copriamo ogni pallina con semola rimacinata e poi mettiamo il coperchio sul contenitore. Le lasciamo così per 2 ore, quindi anche qui ci dimentichiamo di averle. Nel frattempo io preparo i condimenti. Vi faccio vedere questo condimento con i pomodorini perché è pazzesco. Creo una sorta di pomodorini confit, ma in padella, una cosa molto semplice e veloce. Suddividiamo i pomodorini a metà, va bene qualsiasi tipo di pomodorino avete, e li mettiamo all'interno di una ciotola. Li condiamo con sale, un cucchiaino di zucchero, io utilizzo lo zucchero di canna ma va bene anche quello semolato, olio extravergine d'oliva e mescoliamo. Trasferiamo poi sui fornelli, bisogna prendere un tegame molto ampio, il più ampio che abbiamo. Trasferiamo tutti i pomodorini con il loro condimento, li distribuiamo bene sul fondo e accendiamo il fuoco altissimo, molto alto. Mescoliamo poco poco, dovrà cuocere a fiamma molto alta e dovrà restringersi tutta l'acqua di cottura. Una volta fatto spegniamo e lasciamo riposare fin quando non ci serviranno per condire la pizza. Questo è il condimento invece che piace ai miei figli, sono delle patate tagliate a tocchetti e cotte in tegame, semplicemente con olio e il mix di spezie per arrosti che contiene già il sale, quindi non aggiungo altro. Mescolo, lascio cuocere per un quarto d'ora con il coperchio mescolando di tanto in tanto. Semplicissimo, buonissimo. Ora è il momento di cuocere la nostra pizza e prima dobbiamo stenderla. Semola rimacinata sul fondo, pizza, semola rimacinata sopra. Vi faccio vedere come si stende la pizza, come la stendo io. È facilissima, non serve assolutamente il mattarello, semplicemente bisogna lavorarla con le mani. Non è assolutamente appiccicosa nonostante l'impasto sia super morbido, perché grazie alla semola riusciremo a lavorarla benissimo. Quindi è importante abbondare di semola. Trasferiamo poi il nostro impasto nella teglia, nel mio caso ricoperta di carta forno. Aggiungiamo passata di pomodoro in superficie e olio extravergine d'oliva. Aggiungerò i condimenti poi nella fase finale della cottura. Cuociamo in forno caldo, possibilmente statico, purtroppo il mio forno cuoce solo in ventilato, alla massima potenza. Nel mio caso per circa 12 minuti. Questa pizza l'ho messa a cuocere nel ripiano centrale, mentre queste che sto stendendo, cioè quelle per noi adulti, quelle rettangolari, le cuocerò direttamente sul fondo del forno, proprio appoggiate sul fondo del forno. E vi farò poi vedere alla fine la differenza. Questo perché i miei figli vogliono una pizza più morbida e a noi adulti piace un po' più croccante. Stendo la pizza rettangolare tirandola da una parte e dall'altra, con la semola anche qui non ci sono problemi. Guardate le bolle che mantiene all'interno l'impasto, sono fantastiche. In questo caso cuocio la pizza in bianco, quindi aggiungo solo un goccino d'olio sopra e la ripongo sul fondo del forno sempre per 12 minuti. Questa è la pizza dei miei bambini. L'ho tirata fuori dal forno, la condisco con le famose patate al tegame che vedete sembrano delle patate arrostite in forno, sono buonissime. Aggiungo della salsiccia che ho cotto in un goccio d'olio, sempre in un tegame. Formaggio, sarebbe meglio il fior di latte, ma a noi piace di più la caciotta, quindi utilizzo quella. E la rimetto in forno, sempre al ripiano centrale, per circa 2-3 minuti, finché il formaggio non si è sciolto. Ora vi faccio vedere il risultato. È una pizza molto morbida, non particolarmente alveolata, proprio perché non è stata a contatto col fondo del forno. Questa invece sì, e guardate quante bolle! Questa è proprio una cottura fantastica. Il fondo è super croccante, mentre la pasta sopra è morbida. Credetemi, è buonissima. Ho condito con i miei pomodorini, formaggio a scelta, se avete la mozzarella fior di latte bene, e poi origano. E questo è il risultato. Guardate quanto è alveolata, quanto è cresciuta, quanto è buona. Questa è una pizza buonissima, leggerissima, super digeribile. Vi consiglio davvero tanto di provarla, spero tanto che questa ricetta vi sia piaciuta, che i miei trucchetti vi siano stati utili. Fatemi sapere se proverete a fare anche voi la pizza fatta in casa con questa ricetta. Vi ringrazio di essere passati per di qui. Se vi va, iscrivetevi al canale per non perdere tutte le future ricette. Noi ci vediamo nel prossimo. Ciao!